Molti mi chiedono che tipo di contratti servono quando inizio. Bene, non tutti i contratti che do ai clienti che fatturano centinaia di migliaia di euro sono gli stessi contratti che consiglio ai clienti che ad esempio stanno nel forfettario. Ma perché? Vediamolo insieme. Allora, poniamo tre limiti. Qua 1 milione o poco meno. Qui forfettario, quindi diciamo il limite delle 85.000 sterline. Qui da 85.000 sterline sino, diciamo, 500.000. Tieni presente che questi sono solo limiti del tuo business. Cosa voglio dire? Che ci sono dei casi in cui magari avrai gli stessi contratti che si vanno a mischiare qui o le stesse esigenze qui, dipende dal tuo business, però andiamo con ordine. Allora, innanzitutto, cosa ti serve quando stai nel forfettario? Prima di tutto, il consiglio che danno tutti è quello di fare dei video, lanciare dei videocorsi. In realtà questo è un business, quello dei videocorsi, che non può essere fatto sin dall'inizio, deve essere fatto in un secondo momento, almeno da quello che ho visto fare ai miei clienti che più hanno avuto successo. Perché? Perché all'inizio, quando non conosci bene il mercato, non puoi lanciare un videocorso, magari non hai fatto bene l'indagine di mercato, non sai cosa dire nel videocorso, non sai cosa vogliono realmente i clienti. Quindi la cosa più semplice da fare è vendere la tua professionalità in consulenza o in done for you o done with you. Una volta che hai fatto diverse consulenze, hai avuto delle recensioni, sai cosa vuole il tuo pubblico, allora puoi impacchettare per il videocorso. Quindi all'inizio quello che ti serve è sicuramente contratto per consulenze oppure contratto done for you. Ok? Se vendi da sito, qui da bottone, ti servono termini e condizioni. Termini e condizioni di vendita, termini e condizioni del sito, privacy policy, cookie policy, ovviamente un sito era a norma, col footer a norma, cosa che nel 98% dei casi che studio gli altri, quando osservo l'e-commerce, non sono a norma, non hanno footer a norma, non hanno checkout a norma, eccetera, eccetera. Ora, cosa ti serve qui? Qui avrai sicuramente individuato qual è il videocorso che puoi vendere e come fare, insomma, qual è l'argomento, hai trovato i pain point, hai avuto delle Q&A, quindi puoi realizzare il videocorso. Quindi sicuro ti serve contratto per il videocorso. Ovviamente ti serviranno gli stessi contratti che stanno qui, poi li vai a trasportare qui. Qui avrai dei coach a cui delegare il lavoro di consulenza, avrai dei venditori telefonici, avrai magari la persona che ti gestisce l'assistenza ai clienti, avrai il videomaker, l'agenzia di marketing, qui ti servono tutti i contratti con i collaboratori. Poi, cos'altro ti serve? Questi qui hai bisogno di un NDA, non disclosure agreement, patto di riservatezza, ovviamente patto di non concorrenza e patto di non sollecitazione. Non concorrenza, non sollecitazione, non concorrenza per evitare che ti facciano concorrenza, non sollecitazione per evitare che il collaboratore vada a prendere la tua forza lavoro, i tuoi migliori collaboratori, partner, eccetera, e se li porta via con sé. Quando poi vai qui, da qui vai qui, hai bisogno di un avvocato o interno, ok? Oppure un avvocato che collabora con te in pianta stabile, perché magari ti serviranno, cosa che ti serve anche qui, diffide, messe in mora, decreti ingiuntivi. Qui ovviamente vanno ad aumentarsi, perché statisticamente più clienti hai, più problemi puoi avere con i clienti. Questo in maniera, diciamo, basica. Poi certo, per le esigenze particolari vanno ad aumentare i contratti. Potrei avere bisogno di patti parasociali, perché magari entrano dei soci all'interno della società. Ok, quindi patti parasociali. Ancora, puoi avere bisogno di un contratto di partenariato aziendale, quindi partnership. Che altro ti può servire? Hai collaboratori che possono essere venditori telefonici, possono essere chi ti fa il customer care, chi ti fa il video editing, contratti con la società che ti cura, che ti gestisce le ads, che ti gestisce il marketing, oppure la società che ti gestisce i contenuti social. Questo è il quadro di insieme. Però per iniziare devi iniziare da qua, da 0 85k, anche se fatturi 5-10 mila euro, devi iniziare ad investire sui contratti, perché i contratti è quello che fa la differenza tra te e un imprenditore di successo, quindi tra un imprenditore che sta iniziando e un imprenditore di successo. Se hai bisogno di contratti, sei nella pagina giusta, contattami nel link che trovi in questa pagina e sicuro ti saprò aiutare. Ciao!